Tutto è possibile per chi crede. Cristo risorto! Buona giornata, cari amici, e buon inizio settimana. Sarà una settimana benedetta e bellissima perché la parola di Dio ci accompagna. Accogliamo quindi da subito il Vangelo secondo Marco che oggi ci viene consegnato. Capitolo 9, dal 14 al 29. In quel tempo Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal monte e, arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?» E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia, anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera». Amen. Carissimi, capitolo 9 di Marco, Gesù, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, dopo la trasfigurazione, scende dal monte. E accade un episodio in cui c'è un padre del proprio figlio che è posseduto da uno spirito immondo. Da molti anni è sconvolto, ha chiesto ai discepoli di liberare il figlio, di guarirlo, ma non ci sono riusciti. E quindi questo padre va da Gesù dicendo: «Ti prego, fa qualcosa, se tu puoi, intervieni». Ecco che oggi vediamo un episodio in cui non solo è importante la guarigione, la liberazione di questo figlio, ma è soprattutto importante la fede di questo padre. Quanto è importante ciò che gli dice: «Gesù, se tu puoi, abbi pietà di noi e aiutaci». Questo padre va da Gesù dicendo: «Se tu puoi qualcosa». È un condizionale. La sua fede, e dopo il padre stesso dirà di se stesso: «Aiuta la mia incredulità». Il padre sta vivendo una situazione, in greco si direbbe di apistia, dove significa mancanza non solo di fiducia, mancanza di convinzione. Non è convinto che Gesù può intervenire, non è convinto che questo Gesù maestro possa fare qualcosa nella vita di suo figlio.
è in una fase di apistia. Ma Gesù gli dice, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Ecco che Gesù, da questa mancanza di fede del Padre, dice, ma se tu credi, se tu prendi in mano la tua vita con convinzione, hai fiducia in me, io posso intervenire. Tutto è possibile per chi crede. Ecco che allora il Padre dice, credo, aiutami nella mia incredulità. Il Padre in qualche modo dice, ho coscienza di non essere capace, di avere questa convinzione in te, che tu puoi fare qualcosa, ma aiutami. E fa un atto di fede e dice, credo, sono convinto, anche se non lo era. Quante cose oggi ci insegna questo papà? Un papà che era disperato, un papà che era scoraggiato, un papà che da tanto tempo viveva una condizione di incapacità, impossibilità di guarire, di liberare il proprio figlio. E di fronte a Gesù, con la sua condizione di sfiducia, ormai di tiepidezza, di mancanza di coraggio nell'andare avanti, riceve forza dalle parole di Gesù, tutto è possibile per chi crede, per chi è convinto. Allora Gesù oggi a ciascuno di noi sta dando una via, a te sta dando una via, nella tua situazione di incapacità, di impossibilità, ma soprattutto nelle condizioni nostre in cui noi abbiamo dubbi. Non crediamo, non siamo convinti di quello che Dio può fare nella nostra vita. E andiamo da Gesù dicendo, se tu puoi, se tu vuoi, se per caso potresti aiutare la mia vita, ma Gesù dice, tutto è possibile per chi crede, per chi è convinto. Ancora oggi, come ieri, per il perdono, oggi per la fede in Dio, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, senza il quale la nostra fede diventa una apistia, quindi un vivere svogliati, un vivere da vinti dei nostri problemi, che ci hanno oppresso e che ci hanno scosso. E noi siamo sotto questo giogo, ma lo Spirito Santo ci fa rialzare, ci fa riprendere in mano la nostra vita e dire, Gesù, voglio essere convinto, voglio credere in te, voglio avere fiducia. Tu hai detto che tutto è possibile per chi crede. E io voglio fare questo passo verso di te. Amen. Null'altro. Oggi, fratelli e sorelle, il Signore ci chiede, se no, di fare un passo per avere una settimana benedetta. Allora ti invito insieme a me, prega, e di vieni Signore Gesù nella mia vita, vieni oggi e donami di vivere l'esperienza che chi crede in te può vedere miracoli, può vedere guarigioni, liberazioni nella propria vita. Io voglio credere, voglio essere convinto in te. Spirito Santo, donami l'audacia nella fede. Ti voglio presentare oggi tutte quelle situazioni in cui mi sento sconfitto, mi sento arreso, mi sento caduto e non so rialzarmi. Vieni Spirito Santo, incoraggiami e donami la forza, la capacità, l'entusiasmo di credere in Dio, per il quale tutto è possibile. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, già l'ho ripetuto molte volte in questo video, ve lo ridico, però come slogan, tutto è possibile per chi crede. Amen. Andiamo avanti, fratelli e sorelle. Questa è la nostra vittoria su ogni problema. E vi consegno anche il Salmo della prossima domenica, che è il Salmo 91, un Salmo responsoriale che abbiamo musicato perché vi accompagni tutta la settimana per vivere nella gioia
del Signore alla sua presenza. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.